Buon pomeriggio dunque, gentili telespettatori, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che abbiamo con la politica, con l'Assemblea ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia che si sta svolgendo a Brindisi. Non ce l'ha fatta il sindaco di Bari, Michele Emiliano, a diventare presidente dell'ANCI. Emiliano è stato battuto dal collega di Reggio Emilia Delrio. Il Nord dunque ha battuto il Sud. Sentite. È Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia, il nuovo presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. L'elezione è avvenuta ieri sera per acclamazione nell'ex capannone Montecatini di Brindisi, che sta ospitando l'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani. Poco prima Delrio aveva battuto il sindaco di Bari, Michele Emiliano, alle primarie indette in seguito alla spaccatura del PD, diviso tra la candidatura del primo cittadino di Reggio Emilia e quella del primo cittadino barese. Delrio ha vinto per 89 voti a 85. Una spaccatura quella nel Partito Democratico che ha visto da una parte i sindaci del Nord schierati con Delrio e dall'altra quelli del Mezzogiorno che hanno sostenuto Emiliano. Immediate le reazioni che hanno spaccato l'intera assemblea, il governatore di Puglia Nicchi Vendola e il presidente della provincia di Brindisi Massimo Ferrarese hanno abbandonato l'aula. Ha vinto dunque il blocco del Nord, quello capitanato da Delrio che ha coagulato il voto di quasi tutti i delegati settentrionali democratici con l'eccezione di quelli piemontesi. Determinante la collaborazione del centrodestra che è ufficializzata con Alemanno l'intenzione di votare Delrio, lo hanno spinto a non accettare alcun accordo con Emiliano. Non ha funzionato l'asse con Napoli e Fitto perché anche nel PDL hanno prevalso logiche geografiche, ma soprattutto ha perso la corposa rappresentanza del Mezzogiorno. Mancavano quattro delegati calabresi e la Sardegna ne ha mandati appena due. Il PD ha così incassato la sconfitta alla linea del segretario Bersani. Inutile anche il tentativo di mediazione di Piero Fassino, sindaco di Torino, che aveva proposto Emiliano presidente con ruoli operativi agli uomini di Delrio. L'ANCI è un organismo strategico determinante per la vita dei comuni. La sua importanza sta nella continua interlocuzione con il governo, che dovrà ora affrontare la partita del federalismo e del riequilibrio dei trasferimenti. Temi importantissimi, ha riconosciuto il neopresidente Delrio, che ci vedranno protagonisti attenti in un quadro di grave crisi economica a fronte di provvedimenti del governo che continuano a penalizzare gli enti locali. E poi il tesoretto dei 12 miliardi di euro di compartecipazione all'IVA, la programmazione dei fondi strutturali dei FAS, le decisioni che riguardano la sicurezza urbana, tutti argomenti sui quali il Sud avrebbe potuto avere un canale preferenziale con Palazzo Chigi. E ancora una volta il Nord ha spiazzato il Sud in una partita tutta politica. Intanto la Corte dei Conti ha contestato irregolarità nel consuntivo 2009 del Comune di Taranto. I punti sollevati dalla Corte sono diversi, tra questi il ritardo per l'approvazione del rendiconto 2009, la mancata certificazione del conto annuale del personale, la divergenza tra il conto del tesoriere e le scritture contabili, l'assenza di un inventario aggiornato, l'incongruenza e l'onerosità del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, la modesta riscossione delle entrate relative al recupero dell'evasione tributaria, l'ingiustificato e consistente ricorso ai debiti fuori bilancio e le varie irregolarità in materia di contrattazione decentrata e di erogazione del salario accessorio del personale dipendente. Per rispondere ai rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, i tempi sono strettissimi, in caso contrario c'è il rischio di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. E cambiamo argomento, ricorderete la drammatica notte del 6 ottobre dell'anno scorso, quando dopo un interrogatorio fiume Michele Misseri fece ritrovare in un pozzo di Contrada Mosca nelle campagne tra Vetrana e San Pancrazio Salentino il corpo senza vita, il corpo ormai saponificato della 14enne Sara Scazzi che era scomparsa il 26 agosto, sempre dello scorso anno. In questo servizio ripercorriamo quella brutta pagina di cronaca nera. È passato esattamente un anno da quella lunga notte tra il 6 e 7 ottobre scorsi, quando, dopo un interrogatorio fiume, Michele Misseri rivelò il luogo dove era stato soppresso il cadavere della nipote Sara Scazzi. Era sepolto in un pozzo di Contrada Mosca, nelle campagne di Avetrana. La ragazzina, 15 anni, era scomparsa più di un mese prima, il 26 agosto. L'ultima volta era stata vista mentre si avviava verso casa della cugina Sabrina Misseri per andare al mare. Solo quando venne scoperto il cadavere si scoprì che Sara era giunta effettivamente nell'abitazione di Via Deledda e lì era stata strangolata. A far ritrovare il corpo, dopo un lungo interrogatorio, fu lo zio della quindicenne, Michele Misseri. Una scoperta, quella del cadavere di Sara, che avvenne in diretta TV durante una puntata di Chi l'ha visto, alla quale era presente anche la madre della ragazzina, Concetta Serrano, in collegamento con il programma di Rai 3 proprio dall'abitazione di Misseri.
Il contadino di Vetrana all'inizio si autoaccusò del delitto, confessando di averla uccisa in preda ad un raptus di follia, di averla poi condotta in quelle campagne e lì di aver abusato sessualmente sul corpo ormai privo di vita, ma caldo, della nipotina. Rivelazioni che non convinsero gli inquirenti, ma che sconvolsero l'opinione pubblica. Solo in un secondo momento Misseri tirò in ballo la figlia Sabrina, sostenendo di essersi occupato esclusivamente dell'occultamento del cadavere. Ed è questa la versione che ha convinto di più gli investigatori, tanto che Misseri è stato recentemente prosciolto dall'accusa più grave di omicidio. In carcere invece si trovano la figlia Sabrina e la moglie, Cosima Serrano, imputate di concorso in omicidio, sequestro di persone e soppressione di cadavere. Dagli inizi di agosto sono detenute nella stessa cella del penitenziario di Taranto. Lunedì prossimo sarà celebrata l'udienza preliminare del procedimento penale rinviata lo scorso 29 agosto. Il GUP, il giudice per le udienze preliminari, in quella data ha accolto la richiesta del legale di Sabrina Misseri, Franco Coppi. Il legale ha motivato l'istanza presentata al giudice con la richiesta di rimessione del processo, ossia con la constatazione di un ambiente ostile alle due principali indagate, Cosima e Sabrina. Coppi ha menzionato una lettera di Michele Misseri nella quale l'uomo dichiara di aver subito pressioni che l'avrebbero convinto a chiamare in correità la figlia Sabrina. La decisione passa dunque nelle mani della Corte di Cassazione, che entro il 10 ottobre dovrà decidere se confermare come sede del processo il tribunale finora deputato, quello di Taranto, oppure se spostare gli atti a Potenza. E passiamo alle varie emergenze cittadine, quelle legate al disagio sociale. Sembrava risolta la questione sollevata dai residenti di via Trieste a Taranto, che ieri avevano manifestato il proprio malcontento per l'interruzione dell'energia elettrica e dell'erogazione dell'acqua, bruciando rifiuti e minacciando azioni ancora più incisive. Nella serata di ieri l'intervento del sindaco Stefano sembrava aver calmato gli animi. Il primo cittadino infatti aveva cercato la mediazione presso l'Enel, ma a quanto pare nulla si è risolto, dal momento che, mentre andiamo in onda, come vedete dalle nostre immagini girate qualche minuto fa da Marco Provenza, è in atto una nuova manifestazione da parte degli abitanti dello stabile interessato da questo problema. Sul posto ci sono vigili del fuoco, polizia municipale e questura per monitorare la situazione ed evitare che si possa arrivare a gesti estremi. Vedete, sono stati bruciati, c'è stato un tentativo appunto di bruciare i cassonetti della spazzatura. Ma intanto vediamo il servizio che è stato realizzato proprio ieri sera quando questa protesta è esplosa. Continua la protesta in via Trieste 17, siamo a Taranto e qui che da 5 anni risiedono alcune famiglie che hanno occupato uno stabile che vive evidenti problemi di manutenzione. Oggi si protesta perché da 2 giorni è stata staccata la corrente, il che significa che da 2 giorni tante famiglie e molti bambini, mi piace sottolineare questo aspetto, sono senza luce e senza acqua, con le evidenti difficoltà soprattutto da un punto di vista igienico oltre che sanitario. Allora, che cosa possiamo dire? Qual è il vostro appello? Innanzitutto, come si vive in questo modo? Male, come si vive? Come lei vivrebbe senza acqua? È una cosa normale, no? L'acqua non si toglie a nessuno, non si nega a nessuno e abbiamo bisogno dell'acqua, perché giustamente abbiamo pure dei bambini. La signora poi soprattutto perché deve andare a operare dei bambini, ha 2 gemelli e ha bisogno dell'acqua. Chi va a scuola è una cosa regolare, ma anche per l'igiene, per cucinare, per pulire casa. L'acqua serve per tutto. Perché vi hanno staccato la corrente? Allora, prima di tutto perché io sono andata all'Enel per fare un accordo ed è stato inutile, perché mi hanno chiesto 800 euro in 24 ore, dove io non li posso neanche prendere da nessuna parte. Adesso poi ieri mattina mi sono alzata e ho visto tutta Digos, caschi blu per staccare tutto. Ci hanno staccato tutto e adesso viviamo senza acqua e senza luce. Che cosa chiedete? L'acqua. Ma lei diceva, noi ci rivolgiamo anche all'amministrazione comunale che intervenga. Ci ha promesso aiuto e non ce l'ha dato. Ma anche per la casa. Prima di tutto perché abbiamo problemi di salute, bronchite, enfisema polmonare, 2 bambini fanno un intervento dopodomani, parto a Foggia e non è possibile vivere in questo stabile. Ci ha promesso la casa a tutti, noi abbiamo le persone di secondo piano che crollano al primo piano. Lei voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire, siamo qua tutti disoccupati. Quindi volevo dire, un aiuto, lavoro non ce ne danno, case non ne stanno, siamo tutti normali, altre persone hanno aiuto dal sindaco che ci è stato detto, anche noi vogliamo un aiuto, non siamo animali, vogliamo solo un aiuto. Continuerete a protestare? Sì, se non ci attaccano l'acqua entro stasera si continua a protestare.
E come vedete appunto la protesta continua. Il consigliere regionale del PDL Gianfranco Chiarelli ha presentato una interrogazione urgente al presidente della regione Nichi Vendola e all'assessore alla salute Tommaso Fiore per conoscere se nell'aggiudicazione della gara d'appalto per la realizzazione e la gestione in service privato di un laboratorio di emodinamica inserito nell'ambito dell'unità operativa del reparto di cardiologia presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto siano stati usati dalle autorità amministrative interne alla ASL criteri di massima trasparenza improntati all'efficacia, all'efficienza e all'economicità. Chiarelli chiede inoltre di conoscere i criteri di distribuzione e di assegnazione delle enormi quantità di denaro pubblico gestite dal direttore generale della ASL per concludere accordi contrattuali con le diverse strutture sanitarie private, non tutte ubicate sul territorio tarantino. Come è cambiato il ruolo delle banche nei 150 anni che ci separano dall'importante data dell'unificazione d'Italia? Se ne è parlato oggi presso il Polo Universitario Ionico. Il ruolo degli istituti di credito nell'evoluzione storica dell'Italia lungo gli ultimi 150 anni, dunque dall'unità fino ad oggi. Di questo, ma anche di sogni adolescenziali ed esuberanza giovanile, si è parlato presso l'ex convento di San Francesco che ora ospita l'università. Argomenti solo apparentemente in contrasto, che invece nelle parole di Andrea Pisani in Massa Mormile, professore universitario ma anche presidente di Banca Carime, sono strettamente connessi. Un incontro che ha puntato i fari sul concetto di cultura, sulla società odierna che soffre gli effetti della confusione tra i concetti di felicità e possesso dei beni materiali e che assiste alle esperienze di vita di chi dovrebbe dare il buon esempio e invece, forse intenzionalmente, fa tutt'altro. Il tema che abbiamo voluto affrontare è quello della unificazione finanziaria del nostro paese, quindi 150 anni di storia, ma anche per coprire e per scoprire, per analizzare, per ripercorrere criticità, prospettive, ma anche per essere più vicini ai nostri giovani, lasciando aperta una porta alla speranza per l'Italia meridionale. L'Italia meridionale che nei 150 anni ha vissuto anche dal punto di vista economico e finanziario momenti difficili in cui si è accresciuto il divario rispetto alle altre aree del paese, in cui il sistema bancario meridionale non è riuscito ad essere al passo rispetto ad altri istituti di credito delle altre aree del paese e soprattutto non è riuscito spesso a interpretare esigenze e bisogni del sistema imprenditoriale ed assecondarne processi di sviluppo. Problemi che ancora oggi sono aperti, ma che ci devono indurre a qualche riflessione e soprattutto anche a qualche speranza, perché avere anche tanti giovani che oggi partecipano a questi nostri incontri credo che sia il miglior modo anche per tenere aperta la porta alla speranza. E oggi sempre l'Università Ionica, la Facoltà di Giurisprudenza, ha ospitato un noto docente dell'Università di Sorbona per parlare di filosofia del diritto. La filosofia sembra spesso lontana dalla vita quotidiana, quando si parla di filosofia del diritto forse è un po' diverso. Credo proprio di sì, credo che il senso anche della Lexio Magistrali del professor Felsman oggi richiama della filosofia un ruolo importante ed è il tema, credo, un tema imprescindibile per l'esperienza giuridica e civile nel nostro tempo del rapporto tra diritto e giustizia. E credo che sia questo tema non soltanto un tema così importante per il pensiero filosofico giuridico ma per l'esperienza umana e civile di tutti quanti noi. Pensare il diritto senza pensare anche il tema della giustizia credo che non ci permetta di vivere un'esperienza anche umana che sia giusta ed adeguata. Eppure molto spesso diritto e giustizia sono molto lontani. Eh già, ma non certo per il diritto, ma per ciò che del diritto fanno gli uomini. E non soltanto gli uomini legislatori, ma anche coloro che sono destinatari di norme. Da domani gli autobus non transiteranno più da via Cuniberti, pertanto i bus impegnati sulle linee 1, 2, 16 e 27 con direzione di marcia Porto Mercantile Tamburi, giunti all'intersezione tra le vie Pisa e Magna Grecia, devieranno lungo il sottopasso di Viale Magna Grecia a direzione Punta Penna per poi mettersi sulla bretella di collegamento con Via Magnaghi, effettuando la fermata angolo Via Acton e riprendendo il normale percorso. Resta immutato
rallentato il percorso di ritorno. La AMAT, scusandosi con la clientela per gli inevitabili disagi che ne deriveranno dovuti a cause di forza maggiore connesse a gravi problematiche relative alla stabilità di alcuni edifici posti in prossimità delle vie interdette alla circolazione, assicura che non appena saranno terminati i lavori provvederà immediatamente al ripristino degli originali percorsi. Per il sondaggio del giorno, oggi ci occupiamo di giustizia, un tema quanto mai attuale. Abbiamo chiesto infatti ai tarantini cosa ne pensano della sentenza di secondo grado che ha disposto la scarcerazione immediata di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, perché il fatto non costituisce reato. Parliamo dell'omicidio della studentessa inglese Meredith Kircher. Amanda Knox e Raffaele Sollecito liberi, che cosa ne pensa? Cosa ne penso? Che sono soddisfatta di quello che quei ragazzi sono liberi. Sei soddisfatta della sentenza, vuole dire, di secondo grado? È di tutto, veramente, perché meritatamente è giusto che sia così. Credeva nella loro innocenza? Io sì, ho pure pregato. Lei? Sono sincera, la verità. Sentiamo il marito, lei che cosa ne pensa? Sono la stessa come lei. Se non ci sono prove, regine, che non generano. Peccato, insomma, si parlava di due ragazzi, la vita di due ragazzi. Appunto, due ragazzi di 20 anni che hanno tutta una vita davanti. Ed è giusto. Se non c'è proprio la. Ed è giusto che sono liberi e che comunque facciano la loro vita. Certo, certo, come no, anzi, ebbene sì, evviva la giustizia. A sto punto. Stavolta l'Italia ha toppato alla grande. Quale ragione secondo lei? Ma perché il sistema giudiziario non è andato in fondo come doveva, perché con le prove schiaccianti che ci c'erano, poi mi tieni in carcere al, non mi ricordo come si chiama, che è stato incolpato per concorso di omicidio, gli hanno dato 16 anni e lui ha testimoniato che sono stati loro due se escono e invece quell'altro è rimasto ancora tuttora. Si parla dell'ivoriano Rudy Ghede. Sì, esatto. Bella domanda. Sinceramente un'opinione ce l'avevo, me l'hanno smontata totalmente. Probabilmente gli americani se la sono saputa giocare molto bene questa carta. Sollecito è stato tirato dentro anche lui. Presumo che siano colpevoli, presumo. Vedremo la Cassazione che cosa decide. Lei che cosa ne pensa? Ha seguito? Sì, abbastanza. Credo che un colpevole ce l'hanno, per cui il gioco di giochi di potere hanno fatto la differenza. E parla dell'ivoriano? Sì, penso che un colpevole l'hanno trovato. Adesso, come accade in generale, la cosa andrà un po' per le lunghe. Quindi aspettiamo la Cassazione, insomma. Sì. Non ne penso nulla, sono preoccupato però per una giustizia che è abbastanza altalenante, nel senso che mi sconcerta il fatto che si possa essere condannati in primo grado e assolti completamente per non aver commesso il fatto in secondo grado. Comunque staremo a vedere. Solo Dio lo sa cosa hanno fatto, non penso niente. Si è fatto un'opinione. Sono contenta per loro perché sono giovani, però non lo so. C'è una famiglia che attende giustizia. Infatti, speriamo che ci sia presto questa giustizia. Tu da giovanissima che cosa ne pensi? Io penso che la giustizia non sa fare manco il proprio mestiere. Secondo me non tengono in carcere parecchio tempo i ragazzi e poi li mandano via. Cioè, secondo me sbagliano, anche perché poi secondo me provocano dei traumi poi anche a queste persone. Sono contento per loro e per le loro famiglie, però poi scopriremo la verità. Aspettiamo che si pronunci la Cassazione. Sì, esattamente. Il ritardo del governo nel ripartire le somme alle regioni da distribuire ai comuni per i buoni libri comincia ad impensierirci seriamente, dice l'assessore comunale alla pubblica istruzione Anna Ritalè, ma quello del buono libro rientra tra i fondi erogati in base al piano regionale del diritto allo studio e trasferito ai comuni per rispondere alle famiglie richiedenti, così da garantire gli studenti nell'acquisto dei libri di testo. Peraltro l'amministrazione comunale di Taranto è di fatto pronta alla distribuzione degli stessi buoni, ma non può farlo sino a quando non entrerà formalmente in possesso della notifica regionale sui fondi erogati al nostro comune. Sono le 14:24, linea alla regia, tra poco.